Benvenuti ad una nuova puntata di Pillole di Sapori. Lo vedete già all'opera il nostro Pietro Fornaciari, il nostro attore doc di Livorno. Qualora non ci sentisse dalla sua inflessione. Ma cosa? Siamo in onda? Sì, ah no, ero preso, scusa. Era preso a tagliare l'aglio, sì, grazie, prego. Attore, ho detto, ma non ci sono abituato. Non fare il modesto, ora non fate il modesto. La pasta del palumbo buonissimo, anche quella alle volte. Che palumbo, tu ci fai il pisorno. Oggi cucini il pisorno. Palumbo. Questo è il nasello, il palumbo la lascio a casa. Voglio vedere se sta attenta, capito? Gli stavo fanno scherzo, che naturalmente noi ci piace scherzare. Perché fare? Non ho messo nome Pisorno? Perché ecco, da quando è nata Livorno Pisa, non tutti sanno che il cinema è nato a Livorno e poi è andata a Pisa e si chiamava Pisorno. Per pacificare questi ragazzi, sia livornesi e pisani, dove a volte si stuzzicano, ha visto come è meglio... Si stuzzicano in modo elegante, di dire, sì, se le danno un modo di ragione. Giocare, ma a volte, brava, a volte c'è qualche ragazzotto, nuova generazione o vecchia, per una partita del cuore, capito? Allora comincia a dire, o pisano di via, o pisano ma di là. Ma te tagli tutto, l'aglio un po' quando l'olio va a soffriggere. Ora faccio bene. Ora con calma. Vabbè, Pisorno, quindi fai te. Pisorno. Ma si può dire gli ingredienti oppure sei partito così, allora, a casa sua? Ma devo dire, hai ragione. No. Bisogna dirle, allora, no, stia tranquilla. Allora, per fare il pisorno, torniamo seri. Per fare il pisorno. Bene. Che si usa, o meglio che usi? L'aglio. Ma l'aglio non lo butti dopo con l'olio. Allora, a te butti fa l'aglio, ma l'olio. Aspetta. Oh madonna, è peggio della mia suocera, porca miseria. Non sono una mucca però, ti sa male che lui dice la mucca, sì, capito? Insomma, allora... Te sei un agnellino. Ma non lo fai scaldare? Io già ti faccio scaldare prima l'olio. No, ma... È così il pisorno. Lo faccio io. Bene, intanto diamo gli ingredienti allora, però. Allora, pipi gas, non c'è come sempre, sono aspetta, abituato. Aspetta, pipi gas, Pietro, diamo gli ingredienti. Che vuoi fare questo pisorno? Il nasello, che non è palombo. Non è palombo. La pisorno. L'aglio, il basilico, peperoncino. Aspetta, allora. Aglio. Si sa che ma l'aglio. Aiuto, mi fa tutto io. Il basilico. Bene. Basilico. Eccolo. Poi pomodoro ti pomodoro, serve, giusto? Peperoncino. Il peperoncino, eccolo qua. Ecco. Bene. Poi la pasta di pomodoro. La pasta di pomodoro che l'ho preparata stamani alle 5, mi sono alzato presto per farla. Ma ieri, dopodomani, vabbè, tutti, comunque no, l'ha preparata senso. Lui. Pinocchio proprio. E poi il sale grosso, il sale grosso ci serve per l'acqua della pasta, lo butti già ora? Tanto butto, sì. Ah, boh. Ma perché? Io anticipo tutto, ma lo sai perché? Perché poi sale, pepe e olio, sì. Giusto? Sì. Bene. Guarda un po' che stile. Ma tre volte come mai? Come quando si dà bacini, per fortuna si dà uno qui, uno qui, uno qui. Alla russa proprio, eh? No, io a Livorno, va bene, se vengono a Livorno di questi tempi mi chiedono il permesso di soggiorno oh, a me. Ma lasciamo perdere queste battute. Ma sto pisorno, le pacifichiamo. Allora, la mia forchettina magica, come io sapete, perché quando vado nei tavoli mi piace stuzzicare. Ora lo giro per mettere bene questo. No, non lo sappiamo noi, raccontaci un po' sta cosa che ti piace. Allora, questa forchetta che quando sono a tavola ho l'abitudine di stuzzicare un po' di tutto, bene. No? Al ristorante, alle volte, come si dice, prendo, stuzzico. Se tu c'hai clienti, al ristorante gli stuzzichi. E stuzzico. Buono, allora, quando metto a tavola, io sono a tavola, sì, mi stanno tutti lontani perché sanno già. Allora mi sono organizzato, ho preso questa forchetta. Hai e capito. Quando era stasera o domani che o domattina stratagemma. O pranzo e cena vado lì da qui in avanti le frego tutti. Ha capito, freghi tutti, ecco, sì, che speriamo che non lo vedano in televisione che c'ho la forchetta, se non ci vede nessuno, se no non mi chiamo più nessuno, non ci vede nessuno. Ma invece no, ringraziamo sempre quelli che ci seguono. Allora, io ce ne metterei dell'altro, d'aglio. Te correggimi, perché io lo so come fare. Giustamente ma io devo fare pisorno. Mi sembra, perché poi, come tutte le città, ognuno ha il suo stile, no? Il tuo stile qual è? Il mio stile. Mettere l'aglio con la buccia? No. Ma io mangio tutto, anche le noci e le bucce. La mia mamma sa diceva. A denti la mamma mi diceva, Livorno, mi date uno scoglio e vi faccio da mangiare per tutti. Era vero, usava vero. In tempi poveri prendevano quegli scogli dove c'era l'erba e tutto e ci facevano un po' di sapore. Ecco, di lì mi sono rotto due denti. Però... Dentista, ti saluta anche. E allora, l'aglio. Fidati, non mi sembra. È come poncia alla livornese, quello lo fa così, quello lo fa cos'ha. A Pisa non sanno nemmeno cos'è. Poncia alla livornese è un mescuglio proprio, tutto un cacciucco di liquori, rum e sassolino, chi rum e cognac, chi rum. Insomma, vuoi unire questi. E voglio riunire questi ragazzi pisani che saluto, c'ho anche degli amici bravi. Paolo Conticina. Conticini, numero uno, è un modesto attore, è rimasto semplice anche quando lo conoscevo io.
Maurizio Spadafora è un pisanaccio che si è fatto il film Bagno Maria Insieme, oltre che lui si occupa anche sempre di casting, un bravo ragazzo. Senti, ma Bagno Maria, no? Sì. Che esperienza è stata per te? Devo dire una delle migliori. Primo perché ovo sodo non mi rendevo conto, sicché poi in galera, non è che eri a splendido, vai in galera lì, ma nel carcere è vero, eh? Quando sono entrato la mattina in carcere, hanno aperto il cancello e tutta una voce. Hanno arrestato il Fornaciari, hanno arrestato. Io sono, non ha pagato il mutuo. Io sono a far film, ma bella fatti di vini, inventane un'altra, ti giuro bimbi, è la verità, eh? Sì. Perché noi si dice sempre ti giuro bimbi. E poi bimbi, invece Bagno Maria, Giorgio, che l'adoro, no, perché si dice a tutti, quando lavori con gli attori, prima di tutto io ho simpatici tutti, non riesco a avere in antipatico nessuno. Ecco. Però il numero uno come personaggio è Giorgio Pannariello, che è con Salone. E i vari personaggi, ora che è Roberto Benigni, no, perché non ho segnato io modestamente. Vabbè, però, tanto questo non ci crede l'Oscar nessuno. Gliel'ha sì, segnato. No, la vita bella l'hai fatta tu, vero? L'idea del nostro Pietro. Ma perlomeno c'ha un nome normale, Roberto, per l'amor di Dio. Ah, ridagli questi nomi. Io che mi chiamo Vassilichi, che nome c'ho? Non di male perché allungo la forchetta. Ti posso ora chiamare Mario? È uguale. Mi viene a questa mente. Questa forchetta la assaggerò il nostro Pietro. Mi viene a mente, mentre si aspettava, c'era una persona ho conosciuto di Roma, un attore simpatico. Una barzelletta comica, non per. Ecco, no, pensavo ti avessi in mente qualcosa su di me. No, no, tanto mentre. Ti giuro, bimba. Tutto, no. Una barzelletta, un balbuziente, no? Che va su anni 70, te non so se eri già grande, non c'eri, scusa. Beh, io faccio fine anni 70. Uno con la moto sul Viale Italia, arriva in Piazza Mazzini, non c'era né telefonini, non c'era niente, c'è nel niente casco. Arriva in Piazza Mazzini, trova un cavallo morto in mezzo di strada, sicché va lì, c'è una cabina e barbotta, sto pompieri, sono un cittadino, c'è un cavallo morto in Piazza Mama, l'altra parte del filo, siamo pompieri, siamo i miei carabinieri, si è capito, c'è un cavallo morto in Piazza Magenta. Invece lui voleva dire in Piazza Mazzini, in fondo a Viale Italia, in Piazza. E quindi? Cioè, no, guardi, sono sempre quel cittadino, c'è un cavallo morto in Piazza Mamma, dall'altra parte il filo. Ho capito, in Piazza Magenta, non siamo carabinieri. Dopo 7-8 ore, la mattina alle 5, lui va lì tutto sudato. Allora. C'è pronto, pompiere, sono qui, cittadino di ieri sera, c'è un cavallo morto, che ora puzza. Dall'altra parte il filo, dice, ma in Piazza Magenta? Dice, sì, stronzo, ce l'ho portato io. Questa per dire un po' le barzellette milanese. E infatti è morto anche il nostro aglio tra un po', perché sta facendo no, affumicare. No, guarda, fidati. Quando mi fido. Deve essere nero come. Sì, ecco, io direi la pasta si può buttare. Ecco. Ora lo scanso un minuto, se no brucia tutto, e poi ci aggiungo questo. La pasta. Beh. Porca miseria. La pasta ancora ci vuole un po' di tempo. Io sono abituato ai pippolini. E noi pippolini e un ci sanno, e quindi è tutta tecnologia. Allora, questo lo metto qui, la forchetta la metto qui, questo lo metto qui. È la verità però, Solo sogno a Pisa questi qui, l'hanno bella e pescata. Non hai detto Pisa fa Pisorno che deve essere pacificato. Però voglio dire, no, una battutina pisana, io ti ho detto, ci devono inserire piano piano sul Livorno. Il Pisorno è alla fine del piatto. Non è che questa la peschi a Piazza dei Miracoli, perché i miracoli ti passano trovi la gente alla Torre Pisa, l'hanno alla pesca, qualche d'uno con qualche sbogna. Dai, per il trovi pesce allora si va a Livorno, su. È uguale, no? Cioè, che Marina di Pisa si mangia bene, cioè. Non si può essere i nomi dei ristoranti dove si mangia bene, no? No. Lo dia uno a caso, Crebbe 64. Ecco, sì. 34. Il nostro 35, dammi i numeri. All'8, bene, giocateli sulla ruota di Pisa. Giocalo. 16-3-53. Ruota di Pisa? No, Pisa. Pisorno. Pisa, vai. A Pisa, va. Se no a Livorno, a tutte le ruote. Poi mi riammetti, io non gioco, già mi sono dimenticati, quindi. Ma te lo segno io, te lo ricordo. Allora, ah, c'è lunga memoria, Sul numero, perché sì, il nostro Pietro ha 33 anni, c'ha. Io ho 66 certo, anni, in euro 33. Però, stai tranquillo, Lo sai, quelle perché mi ricordo. Perché 33, giura. Attento, giura, 33. Te lo dico. Insomma, comunque. Ma tu lo metti fuori dalla padella, Sì, sì, perché se no, mentre che cuoce questo, si brucia l'aglio. Se invece si mette a fuoco più basso, Ma io non ci capisco. Avessi che non c'è detto proprio in maniera tata no, già scusate io poi tanto e scusate mettete allora, bi. Noi ti scusiamo, non vi scusiamo se cambiate canale, perché tra pochissimo il nostro Pietro Fornaciari hai voglia qua di racconti che ci farà e alla fine avremo questa liaison, questo Pisorno, matrimonio. Pisorno, sempre. Questo quando ci si trova per la strada. Pisorno. Invece, vedi no, la gente. No, hai visto? Quando la stadio, Pisorno. C'è crisi, si vede dai visi, no? Te vai lì. Hai fatto pure la rima.
Di che l'hai apposta? Che dopo, ho studiato 3 giorni. No, scherzo, mi è venuto così, ti giuro. Va bene. Ti giuro. Quindi se c'è crisi, no? Crisi. A volte va di buongiorno, buongiorno a sé, ma vedi, piove, un po' più d'allegria. Capito? Anche un messaggio vorrei dare, ecco, a tutti, perché si parla di tutti, tutti i problemi che ci saranno e ci saranno sempre. Ecco. Quando si viaggia in macchina, date un po' di spazio per quelli che passano a motorino, perché io ho la moto col carrozzino col sindaco. Mi tocca fare le file come camion a rimorchio, ma non ne parlo di me, capito? Invece ogni riferimento è puramente casuale. Non è casuale invece la nostra trasmissione, e neanche il fatto che dopo la pubblicità torneremo sempre con il nostro Pietro Fornaciari. La e che Pisorno. Sì, signora, ce la porta via, lo facciamo proprio portare via da qualche pisano e così sì, vanno a cena insieme. Ora quando vado a casa. Tra poco, passo tra pochissimo. Passo da Pisa. Intanto Pietro chiacchiera, ci vediamo tra poco. Passo da Pisa.